Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenute e benvenuti in un nuovo video. Oggi che registro è domenica e fa caldissimo. Come sempre sentirete il rumore del condizionatore, non fateci caso, perché fa troppo caldo e oggi ho anche dovuto accendere la ring light, quindi un disastro. Invece se vedete questo in sottofondo è perché sto facendo colazione e ogni tanto sorseggio il mio tè freddo. E già che ci sono, colgo l'occasione per consigliarvi di nuovo questa Battle, perché secondo me vale molto di più, cioè molto più utile rispetto alla tazzone iconica che è andata sold out, ma che tutti rivendono a prezzi eccessivi e che comunque è comunque sempre una tazza, mentre questo è veramente utile perché mantiene freddo e caldo tutto quello che ci buttate dentro, quindi ve lo consiglio tantissimo. Video di oggi, Tiger. Sono tornata da Tiger dopo non lo so quanto tempo veramente. Non sono andata al Tiger della mia città, ma al Tiger di Fano. C'è appunto un centro commerciale dove c'è appunto Tiger all'interno. Quante volte ho detto appunto, oggi sono fuori di testa perché è un sacco caldo. Comunque avevo visto che c'era la collezione dedicata al calcio all'Italia e quindi, visto che, allora, questo video lo pubblico martedì alle 2, quindi stasera gioca l'Italia contro la Spagna, ragazzi, dobbiamo per forza vincere contro la Spagna, veramente, sono carichissima, sono super positiva. Io non sono una, mini premessa, non sono una di quelle che segue il calcio, però i mondiali e gli europei li ho sempre seguiti, in casa mia li abbiamo sempre seguiti, e quindi vedendo anche che stanno giocando veramente bene i giocatori, sono super gasata e super eccitata, non vedo l'ora di vedere la partita di martedì, ma sono sicura che passeremo anche questa. Quindi per non farmi mancare niente, perché i vicini mi hanno caricato tantissimo, se seguite le mie storie di Instagram avrete visto sicuramente che fanno sempre un sacco casino, e quindi ho detto vabbè, andiamo da Tiger, prendiamo due cosine. Infatti è un haul veramente striminzito, però ci tenevo a farlo in quanto vorrei caricarlo appunto martedì, così se qualcuno è interessato nel pomeriggio può andare a prendere qualcosina. Io lo carico alle 2, potrei caricarlo anche, vabbè, lo carico la mattina se mi ricordo. Lo carico la mattina intorno alle 10 e lo metto in programmazione, così se qualcuno è interessato martedì può andare da Tiger e prenderle queste cosine, anche perché sì, dai, facciamo che lo programmo per le 10, tanto la partita è alle 9, quindi si ha tutta la giornata eventualmente per andare da Tiger. Bando alle ciance, inizio subito, purtroppo sono poche cose come vi dicevo e non ho lo scontrino perché non so dove l'ho messo, però sicuramente vi dico alcuni prezzi, quelli che comunque mi ricordo. Allora, non so se riesco a ingrandire, no, siamo al massimo. Perché ho preso queste bandierine, è un set di bandierine, in realtà sono 6 praticamente, infatti non so dove le metterò, ne apro una se ci riesco, probabilmente una o due le do ai vicini. Avrei voluto anche una bandiera da appendere nel terrazzo, ma devo dire che non l'ho vista, magari c'era e non l'ho vista, non lo so, però mi devo accontentare di queste che comunque sono carinissime. Ops, sto distruggendo tutto, scusate. Sono carinissime lo stesso, sono fatte tipo con il bastoncino degli spiedini. Sono ideali per mettere nei vasi. Sì, penso che ne metteremo uno in un vaso. Adesso vediamo, mentre le altre le sventoliamo durante la partita. Adoro. Queste venivano o 2 euro o 3 euro. Non mi ricordo, forse 2? No, 3, forse 3 euro. Però non potevo lasciarle lì, ero andata apposta per comprare cose per la partita e ho dovuto prenderle, è stato più forte di me. Poi ho preso, aspettate che la busta è grandissima ma ci sono comunque poche cose. In realtà dell'Italia sono solo queste due le cose che ho preso, perché poi il resto era tutto a tema calcio e non mi interessava. Io volevo proprio cose a tema Italia, infatti ho preso questo qui che è un palloncino in alluminio. Adesso più tardi lo gonfio, magari seguitemi su Instagram che vi faccio vedere. E non so dove lo metterò, forse sono quelli che si appendono e che non stanno a testa in su ma a testa in giù. Non lo so, devo, cioè sono da appendere tipo nei fili, nello spago, non lo so. Comunque l'ho voluto prendere perché mi ispirava. E questo è costato 2 euro se non erro, sì, forse 2 euro. Però non potevo non prenderlo, volevo gadget che ricordassero la partita e quindi l'ho dovuto prendere.
c'erano comunque anche un sacco di quadernini a forma con il disegno stampato sopra di campo da calcio. Troppo carini, veramente. Ho adorato tutto. Poi aspettate che sono un po' incasinata. Devo farvi vedere un sacco di cose, ma non riesco a prenderle perché ho la borsa in tessuto che mi si piega da tutte le parti. Ok, poi distogliamoci dal tema calcio. Ho preso questo set di clip che possono sempre tornare super mega iper utili. In più questo vasetto mi ricorda un po' il vasetto dei Marimo. È strano che Tiger non abbia fatto nulla a tema Marimo ancora, visto che stanno un po' impazzando ovunque. Comunque io odio tenerli in questi barattolini Extreme In City, però molti marimini piccoli li mettono qui. Vabbè, non c'entra nulla. Comunque qui dentro ci sono questo set di clip veramente utilissime. Poi quando si va da Tiger è sempre l'ora di prendere cose a tema cartoleria, come sempre. Poi ho preso questi due, che sono due ciotoline o due sottovasi, insomma dipende l'uso che volete farne. In realtà si possono usare sia come ciotoline sia come sottovaso. Come vedete sono più vasi che ciotoline, lì per lì mi sembravano ciotoline, ma anche come posa cenere. Purtroppo vivo con persone che fumano, quindi come posa cenere potrebbero essere l'ideale, ma in realtà anche come sottovasi, perché sono super carini. In più mi piace un sacco questo color mattone, è molto carino, guardate, molto carino questo color mattone, mi piace molto. E ne ho presi due, non ricordo il prezzo di questi due perché costavano forse, no, non mi ricordo, vi direi una cavolata. Comunque 1 euro, 2 euro, così, non di più. Poi ho preso questo cestino, allora mi piaceva da morire, guardate che carino che è questo cestino, con tutti questi coriandoli, anche di questo non ricordo il prezzo, però penso che ci metterò dei trucchi adesso, vedo, mi piace un sacco veramente, mi piacciono questi coriandoli sui toni dell'oro, del rosa, quanto è carino, è troppo bello. C'erano anche più piccoli, proprio fatti come sottovaso, in realtà può essere anche questo un sottovaso, però non mi va di sporcarlo troppo, quindi penso che ci metterò qualcosa, adesso vediamo. Presumibilmente trucchi, quindi penso di metterci dei trucchi, che va sempre bene utilizzare queste cosine come scompartimenti per organizzare la nostra makeup collection. Probabilmente ci metterò dei lip gloss, che ne ho tantissimi, o magari ci metto i trucchi che utilizzo di più, non lo so, devo vedere. Sicuramente qualcosa devo farci, lo voglio sfruttare assolutamente, perché questi coriandolini oro mi fanno veramente impazzire, danno un sacco di luce, troppo troppo carino, veramente consigliato. Poi, visto che il 21 è il mio compleanno, tadan, ho preso queste. Non capisco se mi piacciono oppure no, penso di sì. Sono praticamente delle cake topper, quindi da mettere sopra la torta, come vedete. E c'erano solo rosa, io avrei voluto anche le candeline colorate, però vabbè, utilizziamo questo come cake topper. Io adoro i compleanni, nel senso proprio le torte di compleanno. Io sono fissata con Alice, quindi c'è il non compleanno, e quindi adoro Melanie Martinez che canta Pity Party, quindi insomma ho una fissa per i compleanni, anche se comunque lo passo da sola, per dire, perché non sono una che fa grandi festeggiamenti. E quindi queste le volevo prendere per la mia torta. Tra l'altro odio il mio compleanno perché è a luglio, a fine luglio praticamente, quindi il clou del caldo. Però ok, ho voluto prendere queste perché mi sembrano troppo troppo carine, l'effetto è troppo bello, super instagrammabile, e quindi ho deciso di prenderle. Sui compleanni non c'era tanta roba, avrei voluto prendere altro. Poi per ultimo, ma non meno importante, ho trovato questo specchio che cercavo da una vita. E questo me lo ricordo il prezzo, ben 5 euro, però lo volevo un sacco e mi serviva tantissimo, quindi ho deciso di prenderlo. In realtà forse lo posso anche aprire, se ci riesco. Ok, vediamolo insieme, magari è rotto a 7 anni di sfiga. Oddio, ma che cos'è? Aspettate. Ah ok, che brutto. Vabbè, aspettate, adesso vi faccio vedere, se no poi non capite. Ah no, ci sta, ok. Eccolo qui, e ha il suo piedino
come si mette, scusatemi? Non lo so, ma perché azzurro? Non lo volevo azzurro io il piedistallo, lo volevo argento. Ah, ok, bisogna metterlo qui e poi avvitare. Ce la posso fare. Molto più semplice del previsto. Ormai, dopo essere riuscita a montare cose di IKEA, riesco a montare qualsiasi cosa. Vabbè, con l'aiuto dei miei, però ce l'ho fatta. Ecco qui, questo è lo specchietto che terrò qui da qualche parte. Carino, ma non volevo il piedistallo blu, non mi piace. Vabbè, fa niente, mi accontento. E nulla, questo era il mio shopping. Come vedete non ho preso tantissime cose, però tutte cose sfiziose, carine, che potrebbero servirmi per martedì. E soprattutto, vabbè, lo specchio sono felice perché lo cercavo da una vita, mi piace un sacco. E anche il cestino. E le ciotoline le passo a mamma, i vasetti, poi adesso vediamo. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, spolliciate e iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacione, fatemi sapere se voi siete andate da Tiger oppure no di recente, perché sono curiosa. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao, Forza Italia. Ciao!